Non esitavano ad utilizzare violenza e minacce di ritorsione per riscuotere i loro crediti di droga. 7 persone sono finite in carcere ed una ai domiciliari con l'accusa di aver gestito con metodi estorsivi un florido traffico di cocaina e hashish nella città di Manfredonia. Vendite all'ingrosso e al dettaglio di stupefacenti sono state documentate dai carabinieri tra i mesi di gennaio ed agosto del 2023. L'indagine dei militari, coordinata dalla Procura di Foggia, rappresenta la prosecuzione di un'altra attività investigativa che aveva portato nel febbraio del 2022 all'arresto di 3 persone per spaccio di droga. Tra gli episodi ricostruiti dai carabinieri, il ricorso di un indagato a violenza e minacce nei confronti di 2 persone per riscuotere un debito di oltre 2.000 euro maturato per l'acquisto di stupefacenti. Nel corso delle indagini, 2 persone sono state arrestate per detenzione di droga ai fini di spaccio e 7 assuntori sono stati segnalati alla prefettura di Foggia.